Buongiorno a tutti, benvenuti alle Cinemazzi. È bello vedere tutte queste persone, tutte queste autorità delle forze dell'ordine che sono venute qui alle Cinemazzi a rendere onore al nostro patrono San Biagio, al nostro illustre cittadino Ugo Macera. Ringraziamo tutti. Chetto, attenti! Presentat! Oggi è un giorno importante qui per le Cinemazzi. È San Biagio, è il nostro patrono a cui tutta la comunità è legata e devota. È un giorno in cui tantissimi pellegrini vengono qui alle Cinemazzi perché vengono a sottoporsi al rito dell'unzione con l'olio santo per quanto riguarda, perché San Biagio è il patrono e il taumaturgo per quanto riguarda questo tipo di malattie, ovviamente per il benessere psicofisico in modo totale. Quindi è un giorno importante. Il fatto di aver oggi commemorato, dedicando la Villa Comunale, che è un luogo simbolo di Lecce di Massa, un po' il cuore del paese, a un personaggio come Ugo Macera. Ugo Macera, al di là del grande personaggio a livello nazionale e internazionale, va considerato sotto
un aspetto emblematico. È un figlio di questa terra. È nato qui a Lecce dei Marsi e la sua esperienza di vita è l'esperienza di tanti cittadini dell'Aquilano, dell'Abruzzo interno, di Marsicani, di Lecce e di tanti paesi. Parte nel dopoguerra, dopo un'infanzia qui a Lecce dei Marsi, e mentre tanti emigrano, altri immigrano, vanno a Roma e in altri posti d'Italia e portano con sé quella linfa vitale, quell'orgoglio, pur provenendo da una terra povera ma dignitosa, portano con sé l'orgoglio, la caparbietà di riuscire nella vita. Quindi è un onore per noi, è un segno importante per tutti, di un uomo, quindi emblema, che va nella vita, si afferma e conserva, questo è importante, la modestia, quello di essere, parlavo con i familiari, quella ritrosia di non apparire in pubblico, ma di dare il massimo alla luce di quei principi, di quei sani principi, che sono la famiglia, la dedizione agli altri e la patria. Quindi noi oggi siamo onorati. Due suoi nipoti hanno alzato la bandiera tricolore per mostrare l'intitolazione della villa comunale Augo Macera. Noi leggo il saluto del prefetto dell'Aquila, Giovanna Maria Iurato. A simboleggiare tutti gli altri messaggi pervenuti, desidero esprimere il mio particolare apprezzamento per la sensibilità che il Comune di Lecce dei Marsi ha dimostrato nei confronti del compianto prefetto Ugo Macera, di cui oggi viene intitolata la Villa Comunale. Impegni istituzionali già in agenda, connessi tra l'altro all'importante opera che la Prefettura dell'Aquila sta portando avanti allo scopo di fornire un valido ausilio alle operazioni relative alla ricostruzione post-terremoto, mi impediscono di presenziare, come avrei fortemente voluto, a questa così prestigiosa cerimonia. Non posso però esimermi dal manifestarvi tutta la mia soddisfazione nel veder giustamente riconosciuta dalla vostra amministrazione la figura del prefetto Macera, un uomo che ha rappresentato durante tutta la sua vita un esempio di dedizione ai valori fondamentali del nostro Stato, che ha rappresentato un motivo di orgoglio per la popolazione tutta di Lecce dei Marsi, che lui aveva nel cuore e che ha rappresentato un modello di valore assoluto per tutti i prefetti d'Italia. Il prefetto Macera costituiva per me un esempio fulgido. La sua carriera, passata dalla scuola di cavalleria alla squadra mobile di Roma, dalle questure alla Criminalpol, dalle operazioni all'estero alla prefettura di Roma, rimarrà per sempre un punto di riferimento indimenticabile. Ho avuto tra l'altro il piacere immenso e l'onore di averlo conosciuto e proprio per questo, proprio per averne apprezzato le qualità morali e la sensibilità, ritengo che intitolare al suo nome un luogo di importante aggregazione cittadina quale la Villa Comunale possa costituire per tutti e soprattutto per le giovani generazioni un esempio da seguire con orgoglio. Prefetto Giovanna Maria Iurato. Buonasera, intanto io sono qui nella veste di questore di Roma, ma più nella veste di funzionario di polizia e come Francesco Tagliente, come persona, perché Ugo Macera è il questore che io ho trovato appena ho messo piede in questura nel 1975, è stato il mio primo questore. Ugo Macera, il destino ha voluto che io lo salutassi da questore di Roma, ero questore di Roma da 5 giorni quando sono andato a salutarlo per l'ultima volta, e quindi c'è questo legame istituzionale, ma c'è anche il voler con la mia presenza esprimere tutta la gratitudine al sindaco e alla comunità di Lecce dei Marsi per aver voluto onorare una figura, per aver voluto conservare, aiutarci a conservare, a tenere viva nella memoria una figura che ha rappresentato un pezzo di storia della nostra amministrazione, probabilmente un pezzo di storia del nostro paese, perché Ugo Macera ha svolto un ruolo istituzionale in un periodo molto difficile del nostro paese, un periodo in cui
abbiamo vissuto anche gli attentati e Ugo Macera è stato chiamato proprio a gestire quei momenti difficili della nostra amministrazione. Ecco, io mi il prefetto Luigi Rossi sicuramente potrà dire qualcosa di più perché gli è stato molto più vicino di quanto non lo sia stato io. Quindi Macera era non solo un funzionario valido per i risultati, ma era un funzionario indispensabile nei momenti di disagio e di difficoltà. Quindi siete indubbiamente orgogliosi, dovete essere orgogliosi di aver avuto un vostro concittadino così bravo e così conosciuto, così valido, pieno di successi, pieno di apprezzamenti e di stima. La stampa lo portava continuamente nella prima pagina per celebrare i suoi successi, quindi necessariamente dovete applaudirlo, ricordarlo, e con questo pensiero di aver posto la Villa Comunale col suo nome e quindi le iniziative del sindaco, le iniziative della provincia e degli altri comuni viciniori sono tutte da apprezzare e da considerare valide, e nel ricordo affettuoso di Ugo Macera, prefetto ma soprattutto poliziotto, soprattutto questore, perché lui ci teneva a dire sì, mi hanno fatto prefetto nel momento in cui ho lasciato l'amministrazione, ma la mia considerazione, la mia vita è stata quella di un poliziotto, e quindi considerava il vertice della sua attività quella di questore. Io vi ringrazio di questo intervento che mi avete voluto svolgere e ricordo Macera con tanto affetto e con tanta simpatia. Un saluto particolare qui alle sorelle presenti e a tutti gli altri familiari con i quali siamo stati sempre in contatto. Io ho sentito Ugo per telefono anche negli ultimi giorni prima che purtroppo ci lasciasse, e quindi conservo questo ricordo con affetto, con simpatia, come una persona cara, come un mio congiunto. Saluto a voi e ringrazio per l'intervento. Passo al signore. Grazie, un saluto da parte vuole dare il professor Mario Spallone. Lo raggiungere saranno lacrime di gioia e lacrime di dolore. Lacrime di gioia perché sappiamo che lui sta bene, lacrime di dolore perché non lo incontriamo più, non parliamo più con lui. Lui era un duro, era uno che lavorava, e ricordo tanti di quegli episodi che gli mi raccontava, processo Fenaroli eccetera, ma tanti, tanti, tanti. Ora il nostro Ugo ci guarda, ci vede e forse è contento di quello che noi stiamo facendo. L'intervento di beneficenza sarà dedicato in modo particolare alla Villa Comunale e anche alla Scuola dell'Infanzia. Quindi ringraziamo la famiglia Macera per aver avuto questo pensiero non richiesto, ma le cose non richieste sono le cose più belle. Tra l'altro sono arrivati da Roma anche illustri personaggi come il consigliere provinciale di Roma Iadicicco e Cesare Giardina.